L'U.S. Agropoli, priva di alcuni giocatori importanti quali Francesco Russo, Limato, Lanatiello e Camanà, esce sconfitta per 1-0 contro il Valdiano. La cronaca del match: all'ottavo ci prova Tandara, defilato sulla destra, fuori di poco. Al nono, sventagliata di Dattilio per imparato che calcia al volo, palla sul fondo. Al quindicesimo ci prova dal limite Masocco, destro con il collo del piede che si perde a lato. Al diciassettesimo tiro dal limite centrale di Coquen, raccoglie senza problemi. Micapone. Al ventesimo bella serpentina di Capozzoli si porta dietro tutta la difesa ospite ma calcia addosso a Cetrangolo. Al venticinquesimo ancora il capitano sugli scudi blocca l'estremo difensore del Valdiano. Al ventottesimo Masocco da fuori palla smorzata da Muci e l'azione sfuma. Al ventinovesimo splendida sgroppata di Capozzoli cross per Dattilio che sciupa. Un minuto più tardi tiro di Coquendala a distanza alto di poco. Al trentunesimo ancora Dattilio pericoloso ma non riesce riesce a dare forza al destro al 34 gran cross di Mustone che serve capozzo li tiro di prima intenzione ma Cetrangolo dice di no era l'ultima occasione di un primo tempo che terminava a reti bianche. Nella ripresa Masocco ci provava al 46esimo col sinistro, raccoglie cetrangolo, al 49esimo pallonetto insidioso di Prisciantelli, alta di poco, un minuto dopo controllo in area di Dattilio e palla alta, al 51esimo errore di Imparato e Capone in uscita disperata travolge di Giacomo a centrocampo, Agropoli in 10 per l'espulsione del portiere, al 54esimo punizione di Della Femina e blocca il neo entrato russo, il portiere ex Santa Maria aveva appena ha rilevato Manzillo al 56esimo punizione di Della Femina e palla fuori al 58esimo diagonale di Masocco e palo clamoroso al 62esimo cross di Graziani e Dattilio di testa la manda al lato al 65esimo sugli sviluppi di una punizione di Capozzoli ci prova in estirada Mustone e palla fuori di pochissimo al 68esimo colpo di testa di Docure e blocca Russo al 70esimo clamoroso rigore non dato a Capozzoli in area che viene strattonato l'arbitro lascia proseguire al 75 pallonetto di Della Femina, palla fuori, nel contropiede successivo grande occasione per Tandara e palla fuori. Al 77 sventagliata di Capozzoli per Masocco, il suo colpo di testa viene raccolto dal portiere ospite. Al 79 ancora pericoloso il centrocampista, ma cetrangolo respinge dopo una bella combinazione con Dattilio sul ribaltamento di fronte, colpo di testa fuori di Di Giacomo. All'83esimo punizione di Della Femina e traversa per il Valdiano. All'86esimo espulso Fele nel Valdiano per doppia ammunizione. Esposito prova ad inserire Pasqual per Dattilio ma Coquen segna di rimessa con l'Agropoli sbilanciato. Eravamo al novantesimo. Al novantatreesimo colpo di testa alto di Tandara sugli sviluppi di un corner. Era l'ultima occasione di un match che terminava 1-0 a favore degli ospiti.